Benvenuti e ben ritrovati popolo qui a Pesce Fest. Volevo farvi questa introduzione raccontandovi un pensiero, ovvero che ci sono persone che parlano con le piante e a volte le piante rispondono. La signora annuisce, quindi è vero, succede anche a me. Io sono una di quelle che è malata di gianglite, come si dice, ho un sacco di piante in casa e ogni tanto ci parlo, quando le vedo problematiche parlo e loro mi rispondono. Poi ci sono le storie degli alberi, dei fiori speciali, i simbolismi che arrivano dalle altre culture. Abbiamo anche riscoperto nell'ultimo periodo come il verde non è soltanto una parte di una mazzetta colore. Il nostro rapporto con la natura nel tempo, soprattutto nel corso degli ultimi anni, è cambiato e oggi ha decisamente bisogno di una nuova evoluzione. Nel suo libro, La foglia di fico, scrive: negli anni ho cominciato a pensare che qualunque strada si possa intraprendere per la felicità, questa debba necessariamente passare per una pianeta da attraversare e un mare da raggiungere. Fest, il viaggio delle piante, secondo Antonio Pascale. Tutto la creanza, grazie per essere qui. Io non faccio più da molti anni presentazioni tradizionali per offrire anche alle persone che vengono qui litigando con la babysitter, cercando parcheggio, eccetera, qualcosa di diverso dalla solita presentazione. E anche perché proprio dall'inizio ho avuto esperienze spiacevoli con le presentazioni tradizionali. La prima che vidi a Galassia Gutenberg a Napoli, una fiera del libro come quella di Torino, era il 1990, fu abbastanza scioccante perché c'era un relatore e un presentatore e il relatore raccontò tutto, ma proprio tutto il libro dello scrittore, capitolo dopo capitolo. E man mano che andavo avanti mi rendevo conto che lo scrittore sbiancava e lo ricordo come se fosse ora. Il libro finiva con un PS, niente meno, questo racconto anche il PS. Lo scrittore collassò sulla scrivania e due persone dietro di me dissero in napoletano: è mosto libro, chissà catta. Da allora ho pensato che mai un giorno diventasse scrittore, non voglio fare queste cose qua. Quindi, insomma, cerco di offrire. E l'idea che mi è venuta è raccontare perché le piante devono stare al centro della nostra vita. Ci sono tre motivi. Il primo è semplicissimo. Il secondo è emotivo, personalissimo, però sono sicuro è pure collettivo. E il terzo è pratico e teorico insieme. Ma quasi quasi comincio con quello emotivo, personale. Bene, io fino a 4 anni e mezzo non ho parlato, cioè non riuscivo a parlare. Mi esprimevo con suoni omatopeici. Per esempio chiamavo lo zucchero ding ding, non ho mai capito perché. Poi ho balbettato fino a 15-16 anni. Pensate che, mi ricordo, non riuscivo a comprare Repubblica in edicola perché la R non mi veniva e compravo il Mattino perché mi veniva più facile. A un certo punto neanche il Mattino mi veniva facile, ho comprato il Manifesto, quindi fino a diventare di sinistra, forse per la balbuzia. Va bene, in compenso però, perdendo probabilmente l'uso della parola, io stravedevo, cioè antromorfizzavo tutto e mi succedeva specialmente con le case e con le piante. Cioè, se io guardavo il palazzo qui, le finestre erano degli occhi che mi guardavano ed esprimevano profondità oppure erano spenti, malinconia, eccetera. Quindi ero abituato a proiettare i miei desideri sulle cose inanimate. E anche con le piante era la stessa cosa. Per esempio, una quercia non era una pianta, ma era una persona che mi aspettava a braccia aperte.
in mezzo al campo. Un ciliegio era un clown che mi faceva ridere, cioè le ciliegie io le vedevo come i nasi rossi dei clown, e così via. E quando poi ho cominciato a parlare, e quindi sono uscito a acquistare Repubblica, ho perso queste visioni, cioè non le ho più avute, tranne però un giorno durante il lockdown, quello di marzo, quello duro, la mattina presto sono uscito per buttare la spazzatura, era veramente molto presto, e mi sono trovato davanti improvvisamente a un ciliegio fiorito. La cosa è strana, perché la notte prima non era fiorito e la mattina dopo era fiorito, probabilmente aveva fatto un po' più caldo durante la notte ed era esploso il ciliegio. E sono accadute due cose: ho ricominciato a balbettare per una settimana, e quindi niente più Repubblica, Mattino e Manifesto di nuovo, e mi sono tornate le visioni. Cioè di nuovo ho cominciato a vedere le cose, però, ed è la particolarità di questo ricordo, mi sono venuti in mente dei ricordi appunto legati alle piante. Erano dei ricordi che salivano alla mente e che raccontavano le prime volte in cui io ho sentito qualcosa. Non ho capito, perché capire non si capisce mai niente, diciamo la verità. Si può sentire qualcosa. Per esempio, la prima volta in cui ho sentito la felicità, ecco, mi sono ricordato che ero bambino, forse 8 anni, mio padre aveva realizzato un covone di grano, io me l'ho steso sopra il covone. Ed era un po' come stasera, cioè sembrava che il tramonto non dovesse mai finire, e quindi mi sentivo felice. Oppure la prima volta, per esempio, che ho provato un sentimento di profonda tristezza, quando una ragazzina mi disse di no e stavamo appunto sotto un ciliegio fiorito. Poi cominciò a piovere, una tragedia. Quindi ho pensato che questi ricordi mi volevano dire qualcosa, e li ho contati, erano 10 ricordi che avevano a che fare con le piante, e ho pensato che questi ricordi poi altro non erano che le 10 cose che probabilmente avrei ricordato prima di morire, e sono quasi sicuro, perché quante cose potremmo ricordare prima di morire? Non credo che la vita passi davanti, se ci scorre davanti, probabilmente ricorderemo poche cose, probabilmente ricorderemo i momenti in cui per la prima volta abbiamo imparato delle cose. E per quanto mi riguarda, questi momenti erano legatissimi, strettamente legati alle piante. Ma poi, chiedendo un po' in giro, quando incontravo le persone, mi sono accorto che anche molte persone avevano avuto le mie stesse sensazioni riguardo ad alcune piante. E quindi ho pensato, se mettiamo le piante al centro, un po' anche noi riusciamo a capire le volte che abbiamo sentito, a lavorare su quei primi ricordi. Terzo motivo, le piante, che qua non ci sono comunque, sono degli organismi viventi, gli unici organismi viventi che mettono in comunicazione terra e cielo. Ma veramente, cioè non simbolicamente, lo fanno davvero, perché con le radici raccolgono acqua e elementi nutritivi, pian piano portano una soluzione dal tronco verso la chioma, appena la soluzione arriva sulla chioma le piante aprono gli stomi, sono delle finestre gli stomi, fanno entrare un gas che è l'anidride carbonica, gas accusato in questi anni di tutto, ma in realtà è la benzina che le piante usano, perché insieme all'acqua che sale, alla luce che tocca i cloroplasti, si produce la più bella reazione chimica che l'universo abbia inventato, cioè la reazione fotosintetica, grazie alla quale noi abbiamo amido per la pianta e 2 sostanze di scarto nell'ottica della reazione, e cioè acqua e ossigeno, che sono indispensabili per tutta la vita. Quindi è vero quello che cantava Alan Sorrenti, che
siamo figli delle stelle, no, siamo nipoti delle stelle, ma figli delle piante. Bene, il terzo motivo è pratico e teorico, cioè le piante in fondo descrivono un arco che collega terra e cielo, e anche noi, se ci facciamo caso, noi sapiens, cerchiamo di fare la stessa cosa. Cioè anche noi cerchiamo di puntare i piedi per terra, di alzare gli occhi al cielo, abbiamo un'attenzione anche noi verso l'alto. E se così non fosse, non avremmo scritto dei versi come uscimmo a rivedere le stelle, verso finale che chiude la prima cantica della Divina Commedia, e cioè l'inferno. Canto non avrebbe scritto nel finale della ragion pratica la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me. Quindi noi cerchiamo di assomigliare alle piante, cioè di alzare gli occhi al cielo, e qualche volta appunto quando diamo il meglio di noi stessi ci riusciamo, ma per il resto della nostra vita, diciamo la verità, non ci riusciamo. Guardiamo il cielo, inciampiamo in una buca, scopriamo una grandissima verità, e nello stesso momento questa verità è così pesante che non ci facciamo a sostenerla. Quindi diventiamo dei personaggi tragicomici che vogliono appunto guardare le stelle, ma inciampano sul più bello. Cioè la qualità del nostro arco non è così elevata, spesso si spezza, è fragile. E infatti, e questo è un altro motivo di interesse, i primi poeti, scrittori, che hanno esaminato questo arco, hanno usato le piante come specchio. Ci sono centinaia di miti, di leggende, di simboli che riguardano le piante, e non solo nella cultura occidentale, in tutte le culture. Sono proprio i primi specchi che noi abbiamo usato per riguardare noi stessi. Siamo passati da un arco perfetto a un imperfetto. E infatti, se ci pensate, tutti questi simboli che riguardano le piante sono fortemente contraddittori, sono ambivalenti. Guardate il ciliegio, per esempio. Da sempre è il simbolo il desiderio. Questo, come dicevo prima, è un aspetto della fisiologia del ciliegio, perché davvero fiorisce da un giorno all'altro, da una notte all'altra. E quindi quando ti trovi davanti a un ciliegio fiorito, senti la primavera, cioè la fioritura del ciliegio è la prova tecnica di primavera, cioè sta arrivando la primavera, ti viene voglia davanti a una visione così meravigliosa, bianca, potente, di andare per strada e buttarti nella vita, desideri proprio. E infatti quante canzoni napoletane sono dedicate alle cerase, quante amanti sotto le frutte di ciliegie vengono raccontate da amanti che le guardano e sono ammirate, sono incantati. Però è anche il simbolo del possesso, fateci caso, perché tendiamo, e queste leggende lo raccontano, a salire su quei rami e a strapparli, cioè tentiamo a mortificare la sede, la fonte del desiderio. Non riusciamo quindi a staccare l'amore dalla parola mio, dal possesso. A femmina mia, lieve mano, goppa, l'uomo mio, sono tutte frasi che noi diciamo che segnalano proprio l'idea del possesso, quindi il desiderio è legato al possesso, e il ciliegio ce lo dice, e ci dice cioè che la qualità dell'amore potrebbe essere inficiata da questo simbolismo ambivalente che il ciliegio racconta. Il tiglio è una pianta che viene piantata per fare ombra da sempre, queste foglie grandi a foro di cuore che disegnano proprio, stampano l'ombra per terra, ed è molto interessante perché dall'ombra la luce si vede meglio. Senza l'ombra non riusciamo a vedere la luce, siamo accecati. E viceversa, per capire qualcosa come funziona, abbiamo bisogno di un contorno, e quel contorno altro non è che una linea d'ombra.
Quindi anche lì il ciliegio esprime un simbolo ambivalente che racconta noi stessi. L'altra ragione, quella semplicissima, è che in un bosco si sta veramente bene. Fateci caso, chiunque va in un bosco a passeggiare, quando torna è contento. C'ha un sorriso stampato in faccia, sembra un idiota. Ma che hai fatto? Perché sei così contento? Niente, ho fatto una bella passeggiata in un bosco. Questa semplice sensazione ci racconta una cosa importante anche sulla nostra vita, cioè passeggiare in un bosco è un po' come abituarsi a passeggiare veramente nella vita che ci aspetta. È proprio un'esercitazione. Ed il motivo è semplice. Noi siamo abituati da sempre a considerare la vita come la rincorsa di un obiettivo che forse ci renderà felice. Può darsi che sia così, non voglio neanche fare il filosofo stoico. Può darsi che sia così. Tuttavia, organizziamo la nostra vita in un racconto, in una forma narrativa particolare, grazie alla quale saremo più facilmente portati ad raggiungere l'obiettivo. Questa forma che tutti quanti immaginiamo e che raccontiamo continuamente a noi stessi è la forma dei tre atti. Fateci caso, tutte le storie che raccontiamo sono raccontate in tre atti. Se io dovessi immaginare la mia partita perfetta di pallone, siccome sono del Napoli, non immaginerei mai che il Napoli vince Juve nella finale di Champions 3-0. Io non riesco a immaginarmela così, la partita perfetta. Io mi immagino che nel primo atto i giocatori del Napoli fanno un patto fra loro e dicono: stasera scendiamo in campo e vinciamo. E difatti nel modello a tre atti il primo atto serve a questo, a dichiarare il nostro intento, il nostro obiettivo. Raggiungo quell'obiettivo e sono felice. Gli obiettivi sono tantissimi, voglio conquistare la ragazza più bella della scuola, 1 milione di posti di lavoro, obiettivi da primo atto. Successivamente accade che questo obiettivo, così arrogantemente dichiarato, viene meno. E infatti, dalla mia partita perfetta, il Napoli nel primo tempo 2-0. E io sono felicissimo, sentite come sono felice. E anche voi siete felici se la vostra squadra del cuore nel primo tempo vince 2-0. Se la storia d'amore che avete cominciato a vivere sta andando benissimo. Ma poi accade che, proprio in ragione della facilità con cui sembra di aver raggiunto l'obiettivo, qualcuno inciampa, qualcuno si distrae e pian piano entriamo nel panico. E infatti Dybala, che appena tornato, ci fa 2 gol, 2 pari. Sentite come soffriamo adesso? Come cominciamo a contorcerci? Sembrava qui, ce l'hanno fatto. Cosa accade? Sta iniziando il secondo atto, l'atto nel quale il protagonista, che sembrava avercela fatta, arretra. A volte cade, diventa sfortunato. Che si fa? Un guaio serio, perché arriva anche Pogba, che quasi dal centrocampo segna all'incrocio dei pali. Adesso il Napoli perde 3-2 e noi siamo nel panico più totale, la crisi. Non riusciremo mai a uscire da questa crisi, finché andiamo negli spogliatoi e Spalletti, l'allenatore, ci fa una cazziata, ma una cazziata. Ci dice: voi valete, voi contate, voi siete qui per vincere, eccetera eccetera. E infatti i giocatori del Napoli, motivati, tornano con un nuovo sguardo, con un nuovo obiettivo, con nuovi passi, pareggiano 3 pari. Poi nei miei sogni succedeva che alla fine, al minuto 90esimo, anzi al recupero, al 94esimo, entrava preso Maradona, che segnava di punizione, 4-3. Vedete, abbiamo elaborato un modello a tre atti, simile a quello di Cenerentola. C'è una ragazza sfortunata che va alla festa, balla col principe e diventa fortunata.
poi qualcosa cambia, riscende giù, è di nuovo sfortunata, poi risale, incontra il principe e viva verso la fortuna. Il momento più importante in questa narrazione è naturalmente il secondo atto, l'atto in cui il protagonista cambia il punto di vista, guardava là e mo guarda di là e scopre un nuovo territorio e lo vuole percorrere con più forza. Quando questo accade, beh, l'arte può essere significativa. Ma, ed è questo il motivo per cui considero il bosco una forma di racconto superiore, la vita non è così, non è infatti. Non è soltanto fatto di motivazioni continue, di spinte. Avete visto i motivatori che dicono? Volete fare i soldi? Svegliatevi alle 6 di mattina, mettetevi a faticare di mattina. Io ho visto 3 video ultimamente di motivatori. Il primo diceva svegliatevi alle 6 di mattina. Il secondo alle 6, alle 4 di mattina diceva, alle 4 di svegliarvi. Perché se state sulla costa ovest, sulla costa est, hanno già cominciato a lavorare, alle 4. Poi è arrivato il nostro buon vecchio Silvio Berlusconi che ha detto io dormo 2 a notte. Ora, diciamoci la verità. Ma se voi vi svegliate alle 4 del mattino e ve lo dice un insonne, sapete come vedete la vita? La vedete come un tizio angoscioso, inutile, disperato. Affacciarsi di mattina, d'inverno, alle 4 del mattino, dà una sensazione di stordimento. Vi chiedete, ma io che ci sto a fare qua? Perché sto qua? Ma quali soldi? Che senso ha la mia vita? Eccetera, eccetera. Quindi questa cosa della motivazione non sempre funziona e può essere anche pericolosa perché ci spinge a raggiungere un obiettivo non realistico. E dunque il bosco ci insegna invece che la vita è variopinta. Sentiamo il sottobosco, sentiamo gli uccelli che cantano, guardiamo degli sprazzi di luce, crediamo che quella sia l'uscita del bosco, invece no, è una nuova strada, c'è l'ombra e così via. Ci abituiamo lentamente al fascino delle sfumature e le sfumature, se sappiamo usare, arricchiscono la nostra sensibilità. E se arricchiamo la nostra sensibilità, la vita poi, anche quella più normale, ci appare più interessante, perché notiamo delle sfumature nell'ordinarietà che magari non vanno in 3 atti, ma allargano la percezione che noi abbiamo del mondo, allargano la nostra coscienza intima e nervosa. Quindi reputo la passeggiata del bosco una forma di apprendimento serio, forma della vita. E penso ci sono delle buone ragioni, dunque, per celebrare le piante e le passeggiate nel bosco. Le piante, soprattutto, sono utili perché ci possono portare a fare un viaggio, cioè possono indicarci qual è la condizione umana. No, non ve ne andate, non mi trasformo in Cacciari che vi parla adesso di cose strane. No, 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 la condizione umana non è niente di strano, no, no, è una cosa normale. Cioè, perché siamo arrivati fin qua e qual è il percorso fatto? È una domanda che ci facciamo tutti, non solo alle 4 di notte, ma anche alle 2 del pomeriggio, ci capita. E dunque questa domanda va affrontata. E c'è una pianta solamente, che racconta in maniera precisa la storia del mondo. La racconta in 2 minuti. Questa pianta è il grano, la prima pianta che abbiamo domesticato in Mesopotamia, a partire da una data simbolica di 10.000 anni fa. Ebbene, questa pianta divide la storia del mondo in 2 paesi, il paese di Pinocchio e il paese di Masterchef. Questa è la storia del mondo, ce ne possiamo anche andare. Tutto finito. Pinocchio, perché Pinocchio e perché Masterchef? Che cos'è Pinocchio? Grande racconto di un burattino che non vuole lasciare l'infanzia, eccetera, eccetera, va bene, ma è un grandissimo affresco della fame e della miseria che c'era in Italia, in Toscana, ma non solo in Toscana, quando Collodi, Carlo Lorenzoni, nel 1881 cominciò a pubblicare appunto Pinocchio. Tutti i personaggi di Pinocchio hanno fame. Tutti i personaggi di Pinocchio pensano soltanto a una cosa, a mangiare.
tutti i personaggi di Pinocchio anelano un solo desiderio: entrare in un paese, il paese dei balocchi, dove tutto è a disposizione di tutto. Questo paese noi adesso ce l'abbiamo, è appunto il paese di MasterChef, il paese dell'abbondanza. Parliamo di cibo perché ce l'abbiamo il cibo. Se non ci credete, andate in un qualsiasi supermercato, fateci caso, per l'abbondanza e la qualità dei prodotti, per il paniere di beni offerti. Quello è il paese dei balocchi che i personaggi di Pinocchio desideravano visitare. Il grano divide la storia del mondo in due paesi. Quanto è durato il paese di Pinocchio? 10.000 anni. Lo possiamo dire con sicurezza? Certo, abbiamo due parametri per misurare questa lunghezza. Il primo è la mortalità infantile, il secondo è l'aspettativa di vita. Quant'era 10.000 anni fa? Lo sappiamo, abbiamo i resti fossili che ce lo indicano. La mortalità infantile 10.000 anni fa, cioè quando i nostri primi agricoltori hanno cominciato a coltivare il grano, era del 60%. 10 bambini, 6 morivano, oppure non arrivavano a 15 anni. E l'aspettativa di vita quant'era? 35 anni, perché alta era la mortalità infantile. Se facciamo un salto, andiamo nel 1900, in Italia, in alcuni paesi del napoletano, in alcuni quartieri del napoletano, anche in Toscana, in Maremma, nel profondo sud, quant'era la mortalità infantile? 60%. E l'aspettativa di vita? 35 anni. E adesso, nel paese di MasterChef, adesso la mortalità infantile è zero, tranne in 12 paesi dell'Africa subsahariana molto poveri, dove la vita è ancora tanto dura. E l'aspettativa di vita, noi siamo arrivati a 83 anni. In pratica non si muore quasi più. Poi bisogna capire se stiamo aggiungendo vita agli anni o anni alla vita. Io credo anni alla vita, ma si può lavorare su questo. Intanto molti laureati in medicina stanno specializzando in geriatria e questo vuol dire pure qualcosa. Come abbiamo fatto ad arrivare fin qua? Come abbiamo fatto questo passaggio? Ci vorrebbe un personaggio che raccontasse questo passaggio. Io questo personaggio ce l'ho, non ve lo posso far vedere perché non ho portato la foto, ma sono sicuro che lo conoscete. Voi conoscete sicuramente mio nonno, nonno Antonio. Conoscete? Nonno contadino meridionale. Un uomo a chilometro zero. Nato nel 1899, classe maledetta, perché sto poverino a 17 anni andava a fare la guerra sul Piave. Era a chilometro zero, non si era mai mosso al suo paese e non appena arrivò sul Piave, un tenente piemontese disse a lui e altri due poveracci che lo seguivano di non bere l'acqua del torrente perché gli austriaci l'avevano avvelenato. Mio nonno beve lo stesso e l'ufficiale piemontese si innervosì parecchio e lo voleva mandare alla corte marziale. Ma bravo, tu fai il furbo, bevi l'acqua da avvelina e non vai in trincea a combattere. Corte marziale. Non ci andò in corte marziale perché fu chiarito l'equivoco. Non aveva disobbedito agli ordini, non li aveva capiti gli ordini. Parlava un dialetto stretto, era appunto un uomo a chilometro zero. Se mio nonno, contadino meridionale, fosse stato preso negli anni del Novecento e portato nel 1600 con una macchina del tempo, non se ne sarebbe accorto che era cambiata l'epoca. Avrebbe continuato a fare il contadino con gli stessi gesti che faceva continuamente. Noi abbiamo dei dati molto chiari su questo che raccontano di come la storia dell'agricoltura sia stata una storia di immobilismo per millenni. Sapete quando riuscivamo a tirar fuori da un ettaro di terreno di cereali, d'esa media? In epoca romana
riuscivamo a tirar fuori da un ettaro di terreno una tonnellata di cereali, uno a uno. È un rapporto proprio facile da ricordare, uno a uno. Se facciamo un gioco, prendiamo date simboliche di snodo, dove la storia dell'umanità è migliorata, possiamo vedere come cambia questo rapporto. Togliamo il Medioevo, andiamo al 1500, data simbolo perché Michelangelo scolpisce la Pietà, dando origine al Rinascimento. Il rapporto è sempre uno a uno. 1609, agosto, Galileo Galileo da Padova guarda il cielo e si accorge che in effetti Copernico aveva ragione. Comincia il metodo scientifico è importante. Quando cambia il rapporto? Niente, non cambia, è uno a uno. Se andiamo al 13 luglio 1789, quando Lady Oscar muore sotto la Bastiglia, buttando nello sconforto un sacco di fan, il rapporto è sempre a uno. Nel 1900 Freud pubblica l'interpretazione di sogni, è sempre uno a uno. La verità è che questo rapporto comincia a cambiare nella seconda metà del Novecento, quando diventa una 2, una 3, una 4, una 5, una 6, una 7, una 8. Ma perché? Perché arrivano tre grandi innovazioni. Arriva la chimica, che protegge la pianta dai patogeni e la nutre. Arriva il miglioramento genetico, con la quale rafforziamo la pianta, la rendiamo più produttiva. Arriva l'irrigazione e noi entriamo nel mondo di Masterchef. E il mondo nel Novecento è completamente cambiato. Volete sapere com'è cambiato il mondo? Io nasco nel 66, c'erano 3 miliardi e 4 di persone al mondo. Nel 74 ho fatto la vacanza qua vicino, a Rimini. Sapete cosa mi ricordo di Rimini? Che andai a comprare un gelato e mi persi. Cioè dovevo andare con peggiore e tornare, avevo 8 anni, mi persi. C'era un sacco di gente. Mi ricordo poi un omaccione che mi prese in braccio con questo gelato che si squagliava e mi portò da mia mamma. E mia mamma e tante altre donne corsero non a prendere me, a ringraziare questo omaccione. Poi ho scoperto che era il più famoso playboy bagnino di Rimini. Comunque, nel 74 c'erano 4 miliardi di persone. Nell'87 ho fatto la mia seconda vacanza, Londra, 5 miliardi. Nel 99 non ho fatto niente, ma c'erano 6 miliardi. Nel 2010 ho scritto un articolo sul Messaggero per dare il benvenuto alla bambina del Bangladesh che portava simbolicamente la cifra a 7 miliardi. Adesso, il 15 novembre, festeggeremo l'arrivo della bambina del bambino che porterà la cifra a 8 miliardi. Capite che cosa è successo? Che cosa paradossale? Quando si parla di clima, prima o poi si parla di clima, non si nota mai questo paradosso. Perché, signori, siamo in un paradosso. Volevamo un mondo migliore dove i bambini non morissero di fame? Volevamo un mondo dove le donne non morissero per parto? Dove potessimo allungare la vita grazie all'innovazione medica? Sì, un mondo dove potessimo mangiare quasi tutti. Sì, lo vogliamo questo mondo, lo vogliamo, ce l'abbiamo. E infatti i bambini non muoiono più e siamo diventati 8 miliardi. E diventeremo 10 miliardi fra un po'. Capite il paradosso? Da un sogno di un mondo migliore siamo passati in un incubo. Che facciamo adesso? Che facciamo? Continuiamo a sognare o ammettiamo la resa e ce ne andiamo? Cioè dichiariamo che noi siamo il problema e allora dobbiamo andarcene, lasciare questo mondo. Oppure ammettiamo che possiamo essere la soluzione e ci lavoriamo. Che facciamo? Perché questo è il grande problema irrisolto. Parliamo sempre dell'uomo arrogante, che rovina la natura, che è un predatore, ma se è così non ci abbiamo niente da fare, dobbiamo lasciare via tutto. Non notiamo mai che l'uomo è anche a volte riuscito a guardare il cielo e dunque a un mondo migliore, con delle condizioni di vita migliori, grazie al grano e grazie alle quali siamo diventati 8 miliardi, e 8 miliardi di persone incidono, pesano sulla terra. Anche se non facessero niente, inquinerebbero, ma gli 8 miliardi di persone
vogliono fare le stesse cose che facciamo noi, vogliono venire ai festival, a viaggiare, mettere foto da Instagram. Chi siamo noi per dire non andate, non vi muovete, state fermi? Chi siamo noi che stiamo qui a goderci la vita? Capite com'è difficile, com'è problematica la situazione se non raccontiamo il paradosso del grano? I demografi dicono: non vi preoccupate, state tranquilli, non vi agitate. È vero, arriveremo a 10 miliardi, ma la popolazione sta già scendendo, perché l'indice di fecondità, cioè quanti figli fanno le donne, è strettamente correlato al tasso di benessere. Più stiamo bene, meno figli facciamo. In Italia quanti figli facciamo? Le donne quanti figli fanno? 1.3. L'indice di sostituzione, l'indice al di sotto del quale, le nuove entrate, cioè i nuovi nati, non riescono a sostituire i morti, cioè le uscite, è 1.7. Noi stiamo a 1.3. Non c'è niente da fare, non ci possiamo più riprendere. Possiamo pure parlare di inverno demografico, possiamo fare gli appelli, il papa che piange. Questa è la situazione. In Francia 1.9 in discesa, in America 1.8 in discesa, in India, in Bangladesh, secondo voi le donne quanti figli fanno? Che questo è un test interessantissimo. 7, 8. Quando Hans Rosling, statistico svedese, fece questo test ai suoi ragazzi, studenti universitari molto preparati, ottenne le risposte 8, 7, 6, 5. Poi fece fare il test agli scimpanzé, perché gli scimpanzé rispondono a caso, premendo dei pulsanti a caso. Ebbene, vinsero gli scimpanzé. Lui lo chiama il test dello scimpanzé. Sapete in India e in Bangladesh qual è il tasso di fecondità delle donne? Cioè quanti figli fanno le donne? 2.5. Sta scendendo tantissimo. Sapete perché, fondamentalmente? Perché è arrivata la lavatrice. Questa è la verità. La lavatrice, questo elettrodomestico che noi sdobbiamo, è stato fondamentale nel progresso dell'emancipazione femminile. Prendete il caso di mia nonna e mio nonno materni. Mio nonno era un muratore, molto bello tra l'altro. Conservo le sue foto, cappotto sulle spalle, capelli con la brillantina, sguardo da Rodolfo Valentino. Lui sì che, a differenza di mio nonno paterno, aveva viaggiato, perché andava fino a Milano a costruire le case. Mio nonno aveva un sacco di donne, aveva anche, pensate, la commara. La commara è un concetto difficile da spiegare, ma è l'amante legalizzata. Mio nonno usciva con la commara il sabato e con la moglie la domenica. Questo faceva mio nonno. E pensate che una volta venne un parente da Verona e arrivò a Sant'Agata de' Godi, che era il paese di mio nonno e mia nonna, e vide mio nonno con una donna bionda. E andò da mia nonna, che si chiamava Elisa, e disse: Eli, io ho già visto Vicenza, fuori paese, con una femmina, ma chi è? E mia nonna rispose: ma chi è? Una bionda? Sì, sì, ma che è la cummara? Ah, scusa. La cosa particolare è che poi le due donne, cioè, avevano fatto un patto. Non so dire se è romantico o tragico, vedete voi. Mio nonno poteva fare tutto con la commara, ma la commara non poteva lavargli i panni e stirarglieli. Le mani sulle camicie del mio uomo ce le metto soltanto io. Romantico, tragico, non lo so. Comunque, mia nonna per 3 giorni faceva il bucato al lavatoio comunale per mio nonno. Poi doveva cucinare per mio nonno e non poteva sedersi a tavola finché i maschi della casa, cioè i fratelli di mio nonno, non si alzavano dal tavolo. Non è una tradizione della famiglia Pascale, è una vecchia tradizione contadina, millenaria. Quando la lavatrice arrivò a casa mia, mio padre mi ha raccontato che mia nonna non ci credeva che quella macchina faceva il lavoro che lei faceva per 3 giorni al fiume. Mio padre mi ha raccontato che mia nonna si sedette sulla sedia e volle premere lei il pulsante e restò per 1 ora e un quarto.
rimasto fissa a guardare il cestello che si muoveva. Alla fine, in effetti, uscirono i panni puliti. Ma sapete cos'altro escono? Esce dal cestello. Lo dice Hans Rosling, lo statistico svedese che cito spesso. Dice che escono i libri. I panni e poi escono i libri. Perché? Perché viene fuori il tempo libero per le donne. E infatti mia mamma lo diceva sempre, un bocata amma fatta, che amma famo? Le gym sono libro, va? Quindi io divento scrittore per la lavatrice. Non perché, come dicono altri miei colleghi, a 14 anni ho letto Kafka, quando mai? Per la lavatrice. Ecco, la stessa cosa sta accadendo in India e in Bangladesh e i dati confermano l'indice di alfabetizzazione in India e in Bangladesh è il doppio di quello maschile. Perché? Perché è arrivata la lavatrice. Quindi i demografi dicono, se noi riusciamo a far uscire le persone, cioè quel miliardo di persone ancora molto povero, che fa ancora tanti figli, le riusciamo a far uscire fuori dalla povertà e avvicinarci più a noi, la popolazione decrescerà dopo i 10 miliardi e probabilmente pian piano ci spegneremo così. Il problema è che bisogna far uscire queste persone dalla povertà e farle diventare più ricche, e ci vuole energia e cibo, ci vuole grano ed energia. Siccome questo mondo di Masterchef, che se ne dica, il mondo che noi godiamo frequentare, è formato da quattro pilastri, ammoniaca, cemento, acciaio e plastica. Se no il mondo non potrebbe esistere. Senza ammoniaca non concimi le piante. Se non concimi le piante non c'è crescita. L'acciaio serve a fare tutto. Il cemento fa le nostre case. E la plastica non è quella che finisce nei fiumi, dai, nei mari. Quanta plastica finisce nei mari? Dite, meno del 6%, 60% o l'80%? Che vi dicono quelli che vengono qua sul palco? Quanto sono i dati? Secondo voi? 50, 60, meno del 6%. Non è che non è un problema, è un problema, ma è un problema più affrontabile rispetto alla narrazione apocalittica. Non è 60, non è 80, è meno del 6%. E finisce qui o finisce nell'Oceano Atlantico, nell'Atlantico e nel Pacifico, perché gran parte dei paesi in via di sviluppo non hanno ancora una sana gestione della plastica e la buttano nei fiumi. Quindi il problema è risolvibile se loro pian piano riescono a diventare un po' più ricchi e un po' più capaci di gestire la plastica. Comunque questi quattro pilastri sono attualmente, per sfortuna, fondati ancora per l'84% sull'energia fossile. Fossile. Sono dati, non c'è niente da fare, i numeri non possono mentire. Quindi dire che da qua a 20 anni noi riduciamo a zero l'obiettivo è molto bello, fa scattare un sacco di applausi, ma è come la motivazione del primo atto, non è realistica. Dovremo abituarci a una narrazione più realistica, a passeggiare nel bosco appunto, perché se passeggiassimo nel bosco più volentieri avremo un'altra narrazione e sono sicuro che affronteremo meglio i problemi che vanno assolutamente affrontati, perché non si risolvono domani, ma fra 50 anni probabilmente, e dunque dobbiamo passare questo testimone ai nostri figli. Capite com'è complicato? Che sfide abbiamo davanti? Non passiamo un attimo all'energia solare, troppo facile, è difficile, è molto difficile. Se lo sappiamo ci impegniamo di più proprio perché è difficile. Se è facile pensiamo di saltare facilmente l'obiettivo, ma poi non è vero, perché ci sbatte in fronte e ci deprimiamo. Diventiamo frustrati e diciamo che la fine del mondo è vicina. E se la fine del mondo è vicina, scusate, ma perché dobbiamo impegnarci? Divertiamo, no? Le piante possono fare molto naturalmente, perché stoccano l'anidride carbonica. Piantare molte piante significa garantirsi un buono stoccaggio di anidride carbonica e di trasformazione. Ma poi, ultima cosa. Le piante ci danno un'indicazione su come dovremo vivere. Se guardate la quercia è simbolo di forza, ma se guardate il leccio che voi qui avete sul Viale della Libertà, quello è un altro simbolo,
è un simbolo più cupo. Il Lecco è stato accusato di aver fornito il legno alla croce di Cristo, quindi sarà una cattiva nomea, ed è un simbolo cupo e pessimista. Ebbene, io sarei per un approccio pessimista alla vita. L'approccio pessimista ci può salvare, quell'ottimista ci può rovinare. Che significa pessimista? Vabbè, pessimista è quello che dice fra poco piove, il bicchiere è mezzo vuoto. Non è così, vi sbagliate. I grandi pessimisti, almeno a leggere anche Giacomino Nostro, Giacomo Leopardi, Giacomino Nostro, è o non è un grande pessimista? Lui l'ha capito che la quiete è un po' prima della tempesta. Lui l'ha capito, sì o no, che l'attesa della festa, cioè della felicità, è un inganno, perché quello che funziona è l'attesa, non la festa. La felicità è nel rimandare, non nel vivere. L'ha capito o no Giacomino Nostro? L'ha capito benissimo. È un ragazzo sensibile. E Giacomino Nostro solo indica che il pessimismo può essere una buona visione del mondo, perché il pessimista ha capito che noi tutti abbiamo una ferita dentro che ci sta mangiando tutta. È l'angoscia primordiale. Perché ogni volta che guardiamo il cielo, guardiamo le piante, noi la domanda ce la facciamo. Ma noi qua che ci stiamo a fare? Chi ci ha messo qua? Siamo davvero destinati a una vita migliore al di là? Oppure è una storia che ci stiamo tanto per avere più forza? Il pessimista lo sa che la vita è angosciosa e vuole darci forza grazie a questa conoscenza. Il pessimista è quello che ti incontra una persona depressa, un suo amico, e quando la persona depressa dice guarda io sto benissimo, prima stavo male, ma sto bene, guarda io esco con 3 donne a sera, cioè sto proprio bene, guarda, mo vado in vacanza, guadagno un sacco di soldi, guarda io sto bene, però mi piace vivere. E voi notate che questa persona ha le spalle spiovente, ha la voce rotta e pensate questo sta più depresso di prima. E viene voglia di abbracciarlo stretto, di stare zitto, ho capito, ti abbraccio. Ecco, in questo abbraccio il pessimista entra in contatto con la ferita. La ferita che il pessimista riconosce è il miglior omaggio che si possa fare, così per concludere, alla vecchia tragedia di Sofocle, la penultima sua tragedia, Filottete. Chi è? Filottete, un guerriero greco, forte, ha un arco invincibile e una mira magica. L'arco gli ha dato Apollo e lui ha pure una buona mira. Capite bene che Filottete è l'eroe ideale per andare a Troia e fare la guerra. E Ulisse se lo porta, vieni, vieni, fratello, andiamo a fare sta guerra. Però poi si fermano sull'isola di Lemmo, un'isola greca, devono fare un sacrificio ad Apollo. Fanno questo sacrificio e niente meno, mentre fanno il sacrificio, una vipera morde il poppaccio a Filottete. Succede un bordello perché si interrompe il sacrificio e la ferita non si rimargina più. Puzza e mette pus, gli fa male. Questo comincia a cadere, inciampa, si inginocchia. Ulisse dice, ma questo prima era forte, ma è debole, che ce ne dobbiamo fare? Lasciamolo qua. E se ne vanno tutti quanti, lo lasciano sull'isola di Lemmo. Passano 9 anni, Achille muore, non riescono a prendere Troia. Ulisse pensa, ma quasi quasi, mo ci andiamo a prendere un'altra volta Filottete. E si porta con sé Neottolemo, che è l'ultimo figlio d'Achille, un ragazzo di buon cuore, a 17 anni. Appena arrivano sull'isola, Ulisse dice... Neottolemo, ti dico una cosa, vieni qua, vai tu a prendere Filottete. E perché mai fai Neottolemo? Come perché? Vuole stare nervoso con me? Vai tu, lo prendi e lo porti qua, ma prima di arrivare qui sulle navi, ruba l'arco e ce ne scappiamo. Neottolemo fa, scusa Ulisse, ma è un inganno. Fa Ulisse, certo che è un inganno, e che? Vuoi vincere o vuoi perdere? Voglio vincere, devi ingannare. Domani potrai essere un uomo onesto, oggi inganna. Neottolemo va e trova Filottete, peggio di come l'avevano lasciata, la ferita sta ancora là, puzza, fa schifo, lui cade, si lamenta, ma Neottolemo, strada facendo, si accorge che questo ogni volta che inciampa si alza e con l'arco mira perfettamente la selvaggina e si accorge di quello che Ulisse nella sua intelligenza pratica non si può accorgere, e cioè che non si può portare soltanto l'arco, si deve portare pure l'arciere. L'arco e la ferita sono legatissime. Edmund Wilson, critico americano, parlando di questa tragedia, dice che questa tragedia rappresenta il senso
della vita. Perché la vita vale la pena di essere vissuta? Vale la pena di essere vissuta quando riusciamo a mettere in unione arco e ferita. Solo così, guardando la nostra ferita, possiamo mirare alle stelle. Le piante ce lo dicono, che possiamo fare così. E noi stessi, credo, se riusciamo a far questo di tanto in tanto, possiamo diventare una società più attenta ai bisogni di tutti e più capaci di mirare in alto per guardare le stelle. E con questo vi bacio, vi saluto. Ciao, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.